Guarda, ce l'ho usata a dirti, non riprende il fiato. Prima ha fatto una corsa incredibile per venirti a dire che c'è quel tizio, cioè... Ma chi è? Ma almeno dimmi chi è. No, sarebbe troppo lungo spiegare, bisogna andare e filmarlo, dai, andiamo, dai. Ma dove vai? Adesso sono quello. Il conto! Arrivo! Signore, dove vai? Presto! Maestro, chi siete? E che volete? In che abiti vi siete combinati? Mio fratello che... Ci manda qui una persona che lei conosce, e ci deve dare una mano, ci deve dare un aiuto importante. E diciamo che abbiamo bisogno di parlare. E chi siete? Una spia? Andatevene e lasciatemi studiare in pace. Maestro, non vogliamo disturbarla, tra poco ce ne andiamo, però volevamo chiederle alcune informazioni storiche perché dobbiamo completare il nostro lavoro e volevamo chiederle appunto della storia che magari anche lei ha vissuto. Quando il perdono era celebrato in collegiata, come di poi sempre avvenne, la nostra grande piazza veniva contesa ed occupata in precedenza dai rivenditori di ogni mercato, e nei pomeriggi di un giorno di festa il paese fu sempre gremito in modo indescrivibile da una fiumana di gente che attendeva il palio e i fuochi d'artificio. Il palio dei cavalli nel 1414 fu abolito per le frequenti risse ed i gravi disordini cui dava occasione. Tale proibizione fu rinnovata nel 1426, perché inter cursores et bene fuit causa multarum rixarum et remorem. Lo si abolisce nuovamente nel 1434 per scandalo, schiamazzi, disordine, multe e condanne. Il palio con i cavalli si corse dopo l'abolizione del 1414 e del 1434, per la prima volta nel 1672. Alla presenza delle autorità civili della porta di sotto e quella di sopra, con quattro cavalli tirati a sorte fra il popolo del castello di Fighine. Nel 700 si correvano due corse, palio alla lunga la prima domenica di settembre e palio alla tonda il martedì successivo, e viceversa, cioè in occasione delle feste del perdono. Grazie maestro, grazie. Ma lo sa che... In Porta Retina c'è un palio vinto proprio da loro che è dedicato a lei. Sono sempre contento quando vedo che i miei concittadini mi dimostrano amore e affetto. No, fermi tutti. Maestro, ma lei di che porta è? Io sono nato nella piazza maggiore di Fighine, dove oggi mi è stata dedicata una targa. È lì che sono nato. È lì che sono nato. Grazie maestro Ficino, porti saluti al Magnifico. Grazie. Andiamo, dai, andiamo. Lasciamolo nella sua solitudine a soffiare. Dai, dai, dai. Arrivederci. Arrivederci maestro. Thank you.
io sono il fondatore, fondatore non sono io, sono uno dei primi sbandieratori che hanno iniziato. I fondatori sono stati mio fratello Giuliano, il professor Pini e padre Menegildo Zurdo. E poi eravamo una quindicina di ragazzi, allora ragazzi, che abbiamo cominciato a usare le bandiere. E insieme a Giuliano e a padre Menegildo Zurdo hanno fatto delle ricerche prima su Figline insieme a un prete, Don Poggesi era di Figline ma era parroco a Burchio, che era uno storico locale, e quindi sono venuti, hanno ritrovato che a Figline c'era possibilità di questi sbandieratori, che Figline in quegli anni era legato a Firenze, e quindi da qui è nata questa voglia e questa tradizione, ci hanno trasmesso a noi e poi io ho cercato di trasmetterla agli altri. Le nostre caratteristiche principali sono che siamo tutti maschi, non abbiamo un limite d'età, se non quello fisico di 14 anni per iniziare, circa 14 anni per iniziare a tenere una bandiera di 1,3 kg in mano. Abbiamo dei musici divisi fra chiarine e trombe, abbiamo dei capitani e appunto uno delle caratteristiche importanti è che uniamo persone limiti dei 70 e anche più anni fino a 14 anni, tutti siamo uguali, dal presidente all'ultimo ragazzino di 14 anni entrato nel socio, tutti abbiamo gli stessi diritti, tutti abbiamo gli stessi doveri, e questo è quello che ci fa stare, le regole basilari, semplici, però che a volte non sono sempre scontate, soprattutto nella società di oggi. Magari per diciamo presidente dell'associazione, qualche cosa, diciamo, che cosa è, che, di che cosa si occupa il presidente praticamente all'interno? Il presidente presiede, no, beh, io sto con loro e sto insieme con enorme piacere e orgoglio insieme a tutta l'attività sia del consiglio che serve a gestire e amministrare tutta l'attività del gruppo. E insieme praticamente vengono eseguite tutta quella che è la normale attività di programmazione, di gestione, di programmazione economica, non soltanto di programmazione degli spettacoli, per far sì che tutta la macchina funzioni. Io, per quanto riguarda il biennio 2013-2014, ho avuto dall'assemblea l'incarico di coordinatore del gruppo. Fondamentalmente si tratta quindi dell'incarico che gestisce un po' tutta la logistica del gruppo, tutta la macchina, tutto il lavoro che c'è dietro poi alla realizzazione degli spettacoli, al coordinamento degli allenamenti, dei giovani, la gestione degli orari, degli spazi, dei materiali, un po' tutto quanto. Del lunedì di Pasqua ci riunì sotto il portico della Misericordia dicendo: dai ragazzi, si è fatto il carro, il palazzo pretorio per lo scoppio del carro, ci avrei una mezza idea, venite. E ci riunimmo sotto il loggiato. Sotto il loggiato ci espose di ritirare fuori la famosa sagra del sedano e della nana, cioè un piatto tipico dell'epoca del perdono, piatto povero che veniva realizzato nelle campagne e poi si trasmise al paese.
e da lì iniziò la sagra, che partì come uno scherzo, come un qualcosa di pittoresco creato intorno a questo piatto, e insieme a 7-8 gare che i ragazzi facevano, veniva assegnato il famoso trofeo del sedano d'oro, la riproduzione proprio del sedano, e tutti gli anni veniva data una contrada vincente, fino a che una non aveva vinto 3 anni, come nel fatto del calcio, la Coppa di me, che il primo la vinceva 3 anni sarebbe diventato suo questo trofeo d'oro, cosa mai assegnata, perché nelle varie dispute c'era il pari, quello non voleva fare perché quello era più capace, e successivamente rimasto lì e nacque di dire: bene, si fa un drappo, almeno tutti gli anni la contrada lo prende, si fa un famoso cencio come a Siena, e fu iniziato quello lì. E in questa annata si faceva il palio famoso proprio, in quel caso lì era il palio del sedano, e si faceva con il carretto, cioè il lanciere era su un carretto tirato da 4 personaggi, lui cercava di infilare questo anello in aria e veniva assegnato il palio. Dopodiché dall'80 in poi passò a questo famoso cencio, e passò il palio e divenne a cavallo, per ritornare alle vecchie tradizioni, perché gli iscritti ci dicevano che dal 1300 al 1400 veniva fatto in questo modo, il famoso gioco dell'anello lo chiamavano, e si ritrova delle riproduzioni che lo dipingono in via Tornabuoni, veniva fatta anche in via Tornabuoni. E da allora appunto viene fatto col cavallo, qualche gara viene persa nell'andare avanti perché quello era troppo forte in una, allora togliamo, e fatto sta che siamo arrivati a coprire questi 42 anni, e questo è un vanto di dire ancora Figlieni dopo 42 anni, che tutti dicevano dopo 3 anni dovrà finire, e invece purtroppo, insomma, e grazie a Dio siamo a 42 anni e si pensa di proseguire ancora. Quindi non saprei che dire, la volontà è tanta, la fatica è tanta, e basta solo di dire si arriva e si prende il cencio, quella è la soddisfazione del tutto, ecco. E appunto per riagganciarmi a quell'epoca di Padre Gregorio, in quella sera fu diviso il paese, dice come si fa, come si fa, e c'ho la piantina del paese, tiro fuori la pianta del paese, un disegno del paese tipo quello che vedi lassù, e fu diviso in questa maniera, fu messo le mani sopra, dice facciamo le 4 diagonali e si fa diventare porta San Francesco che guarda la Verna, porta Retina verso Arezzo, porta Fiorentina verso Firenze e porta Santa Caterina, porta Senese perché guarda la parte di Siena. Siamo di fronte a dei carri di mestieri, infatti in epoca per abbinare nella sfilata il carro storico era un mestiere inerente al tema messo in campo, e qui vediamo come uno dei primi, ma gli ultimi realizzati a parte mia, sono l'abitazione del maniscalco, cioè tutto lo sviluppo del maniscalco, e come vediamo la parte dell'officina dove c'è il fuoco, dove preparavano i ferri da mettere ai cavalli, poi andiamo nel reparto proprio dei cavalli dove si nota la sella, le varie briglie, gli arnesini che sono riprodotti in miniatura, vedete c'è le famose canaglie per prendere il fuoco, ci sono i vari chiodetti e il panchettino che il maniscalco utilizzava per ferrare i cavalli, ci sono i cavalli, fienile e così via. In questo settore invece c'è l'abitazione del maniscalco, per cui era diciamo comunicante l'uno con l'altro, e vediamo l'interno con sono pezzi amovibili, qui c'è la famosa bugia che era la lanternina con la candela che accendevano per salire nelle stanze superiori, e qui vediamo invece qui ecco la madiettina dove tenevano il pane e le varie spezie che utilizzavano nella cucina. Questo è dove affettavano il pane,
e lo servivano appunto lì dove ci sono. Insieme a questo c'era la famoso, ora non viene via, ma c'è il baulino dove tenevano i panni vicino al caldo in maniera che potessero asciugarsi. Qui è il momento della premiazione da parte della regione, quando consegnò il Pegaso al comune di Figline, come riconosciuta come manifestazione storia culturale e folcloristica. Delle cose che ho detto ultimamente a dei personaggi del comune, mi sono permesso di dirgli: credere in questa manifestazione, cioè chi ancora non si è inserito nelle contrade, perché ben creato dalle contrade, quindi chi non è riuscito ancora a inserirsi nelle contrade, che sono sempre aperte, quindi a qualunque momento qualunque persona si può inserire, e tanto è vero si è inserito per persone da noi portaretina che vengono dal sud e quindi non hanno nemmeno le tradizioni nostre, però si sono appassionati talmente. Però devo riconoscere che anche le persone di Figline hanno perso un po' di fiducia, perché hanno visto la mancanza delle istituzioni, cioè dare a questi ragazzi un'ambientazione dove poter lavorare, ognuno nella sua contrada, un piccolo pezzettino di terra, una stanza dove tenere tutti i miei costumi, ha visto precedentemente di venire da me là nella contrada, cioè, e quindi vanno dispersi perché si logorano questi lavori di queste famiglie.